Come già sapete, perché l'avete saputo, no? L'avete visto il video. Se non l'avete visto, andate a recuperarlo. Ritornano a grande richiesta i fumetti streaming sulla soffitta di Pippo. Questo nuovo format accontenterà sia chi mi vorrà vedere in presenza, chi mi voleva vedere per forza in presenza, qui devi stare qui su YouTube. E sia chi voleva, amava questo tipo di format, cioè il video fumetto, chiamiamolo così in italiano. Io li ho chiamati fumetti in streaming perché è così, è cool. Però prima di partire con i fumetti streaming si rende necessario fatto questo video, se non per rispondere una volta, quindi risponderò una volta con questo video, non fatemi poi le stesse domande. A tutti quelli che dicono, ma come fai per i copyright? E le copyright? Allora, chiariamo subito la questione. Esistono i fumetti di pubblico dominio? Sì, che cos'è il pubblico dominio? Visto che molti non ci arrivano, ve lo spiego. Il pubblico dominio è semplicemente quando decadono i diritti su un'opera. Allora, anzitutto però facciamo un'ulteriore premessa nella premessa. Nel fumetto di streaming, nel momento in cui viene presentato, io presento anche un personaggio famoso e l'opera è coperta da copyright, non sto stampando il fumetto e me lo sto vendendo, insomma, vi sto facendo leggere delle vignette, ma è la stessa cosa che fa lo youtuber quando apre il fumetto, ve lo fa vedere, dice guardate qua cosa dice Tex, è la stessa identica cosa. Quindi per quanto riguarda i personaggi famosi saranno giusto delle piccole letture. Invece per quanto riguarda i personaggi non coperti da copyright potremmo avere dei fumetti completi e commentati, letti e ci proverò, doppiati dal sottoscritto. Ma adesso non divaghiamo. Perché sono su questo sito? Sono su questo sito perché ve lo voglio consigliare. Il sito, e non c'è solo questo, c'è anche Comic Museum, è un sito che raccoglie i fumetti di pubblico dominio, appunto, i fumetti quelli di cui sono caduti i copyright, potete andare, scaricarli, tenerli nel computer, sono file assolutamente legali, nessuno verrà a reclamare i diritti per dire cosa fai? Sei un pirata, cosa hai fatto? Hai il PDF? No, questi sono liberi. In questo sito naturalmente non è italiano perché non ci sono siti, purtroppo, diciamo, almeno io non li ho trovati, siti italiani che si occupano di raccogliere queste opere, però qui su Comic Book Plus troviamo una sezione, eccola qui, non English. Noi andiamo su non English e vediamo le varie, no? E i vari fumetti pubblicati in varie lingue, l'arabo, chi conosce l'arabo, il catalano, Deutsch, francese, e c'è anche German, Hindi. L'Italia viene dopo l'Ungheria, arriva anche l'Italia. Eccoci qua. Italia, fumetti in italiano. E ci sono tantissimi fumetti da leggere e scaricare legalmente. Naturalmente questo anche questo è un sito per boomer, fottutamente nostalgici, ma qui siamo sulla soffitta di Pippo, il tempo si è fermato, quindi che ce frega, ci leggiamo il Corriere dei Piccoli o addirittura, questo ve lo consiglio, è il Bravo. Ma ci sono tanti, Fulmine Mascherato, il Giustiziere Scarlatto, tantissime chicche dimenticate, tantissimi tesori, gioielli del passato, sono tutti qui, pronti per essere letti. E li leggerete tutti sulla soffitta di Pippo. Quindi, ricapitolando, nel nuovo format della
dei fumetti streaming della soffitta di Pippo. Ci saranno solo fumetti dimenticati da Dio? No, ci saranno fumetti completi dimenticati da Dio, però ci saranno anche altri fumetti di diciamo dei piccoli podcast con personaggi che già conoscete tutti. Naturalmente la mia preferenza va a questi personaggi, perché lo scopo del canale della soffitta di Pippo è quello di far conoscere i fumetti del passato. Se ancora non è chiaro questo dopo tanto tanto tempo, ve lo ribadisco: lo scopo del canale della soffitta di Pippo è quello di far conoscere le chicche del passato. La dama di picche, la tigre bianca, ma vediamo, quindi si possono scaricare? Certo che si possono scaricare. Noi andiamo per esempio su El Bravo, che è un personaggio che mi piace tantissimo. Troviamo qui gli episodi da scaricare, c'è scritto anche chi l'ha caricato, tutto quanto, da dove si scarica, forse devo cliccarci su. Eccolo qua, è il bravo, c'è una piccola scheda che dice A Western Type of the Old West, cioè Only the Vecchi, e poi contiene anche Marino, il ragazzo degli abissi. Andiamolo a scaricare, yeah. Quindi il file scaricato in formato CPR lo vado a estrarre per leggerlo con il formato di immagine, altrimenti devo scaricare il programma per leggere il CBR. Estrae. Ok, eccoci qua. È il bravo, nuova serie, tre storie complete. Vediamo un po'. È il vostro fumetto da leggere magari in spiaggia con il lettore ebook. È pronto, eccolo qui. Bellissimo. Io naturalmente, come dicevo, sulla soffitta di Pippo proverò anche a leggerli, commentarli e doppiarli per agevolarvi la lettura. Tipo per esempio qui c'è un indiano, vedo, e così proviamo. Hauk, l'uomo bianco è vinto. Caricate il prigioniero sulla canoa, presto. Via. Accidenti, la mia testa mi ronza come un alveare. Dove siamo, Betty? Dove ci portano? Stiamo attraversando il fiume. Taci, stregone! E via dicendo. Così. Quindi segnatevi il nome di questo sito, Comic Book Plus, e segnatevi anche la soffitta di Pippo e rimanete sintonizzati, perché ci saranno presto nuovissimi fumetti in streaming. Se questo video ti è piaciuto, ti è stato utile, mi raccomando, non dimenticare di lasciarmi un bel like. Vi saluto e come sempre ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo. Ciao!